se ci pensate, capita sempre più spesso che un titolo emerga dal sottobosco di Steam grazie al passaparola fra gli utenti. Ed è proprio quello che sta succedendo anche ad Alcahest, il nuovo progetto dello studio cipriota Pushon ambientato in un medioevo fantasy di stampo oscuro. Questo RPG d'azione in prima persona che tanto si ispira a Dark Messiah of Might and Magic è infatti riuscito a stregare gli appassionati attraverso un trailer molto ben fatto e a una manciata di immagini promozionali. Ma cosa si nasconde davvero oltre questa scorza? In attesa di mettere le mani su una versione giocabile, noi abbiamo avuto accesso ai documenti realizzati dagli sviluppatori e siamo qui pronti a raccontarvi tutto. Quindi, seguiteci! L'avventura è ambientata nel regno di Kadanor, un universo feudale oscuro e caratterizzato da costanti tumulti nonché dall'incessante guerra per il potere fra le tre casate dominanti. Il protagonista della vicenda è il figlio di un nobile minore, un signor nessuno che dovrà ritagliarsi un posto nel mondo. E il problema più impellente riguarda le scorribande dei goblin ai margini della regione in cui risiede. Una minaccia questa che a detta degli sviluppatori potrebbe rappresentare l'occasione perfetta per provare il suo valore tra sudore e sangue. E questo sarà solo l'inizio di un viaggio che lo porterà ad esplorare castelli, villaggi, foreste ed altre ambientazioni realistiche, incontrando poi gli abitanti del regno e compiendo anche scelte importanti lungo il tragitto. La storia ruota poi attorno a quattro elementi fondamentali: la tragedia personale del protagonista, la questione politica di Kadanor, la presenza di fazioni e quella di personaggi d'impatto. L'ambientazione inoltre fa di tutto per risultare credibile e oscura, ancorandosi a una messa in scena del Medioevo più fedele possibile, con giusto alcune pennellate fantasy non invasive, all'apparenza dunque in modo simile a quanto avviene in The Witcher. Tutto questo troverà poi spazio in una struttura d'avventura in prima persona divisa in maniera equilibrata tra sezioni di gameplay chiuse e l'esplorazione libera di zone definite da Pushon come semiaperte, il che fa dunque pensare alla classica architettura open map con diverse missioni dedicate. Per quanto riguarda il gameplay, gli sviluppatori hanno menzionato giusto le caratteristiche essenziali della ricetta. Il loro è infatti un titolo che mescola elementi da immersive sim, una componente stealth aggressiva, un approccio non lineare agli obiettivi delle missioni, lo sfruttamento di diversi gadget, nonché differenti combinazioni di meccaniche. Sul fronte del sistema di combattimento invece c'è da aspettarsi battaglie corpo a corpo creative che sfruttano a fondo la fisica e l'interazione con lo scenario, consentendo dunque di calciare i nemici giù dalle colline così come scagliargli addosso tronchi d'albero. La fondamentale caratteristica di rottura risiede invece nell'utilizzo dell'alchimia in sostituzione della classica magia. Trovando ricette e mescolando ingredienti è infatti possibile realizzare sostanze destinate a una moltitudine di funzioni, come ad esempio essere lanciate dentro delle ampolle sfruttate come oli per ricoprire le armi oppure utilizzate come veleni o esplosivi. Va da sé che l'alchimia rappresenta ovviamente un elemento centrale dei sistemi di gioco, volto soprattutto ad alimentare l'imprevedibilità delle situazioni e a scommettere ancora di più sulle interazioni ambientali. Anziché realizzare un'esperienza in cui lo stealth è dominante, gli autori hanno infatti dichiarato di voler puntare su un approccio bilanciato, che abbraccia sì le dinamiche furtive, ma che premia anche chi i nemici li carica a testa bassa, spingendoli dunque a reagire alle situazioni in maniera dinamica. Gli avversari infatti potrebbero fuggire, raggrupparsi oppure preparare imboscate, costringendo dunque a cercare soluzioni alternative tenendo sempre lo sguardo fisso sull'ambiente circostante. A margine si è parlato anche di una grande varietà di strumenti da sfruttare, fra pozioni potenzianti, pugnali, speciali reliquie e tantissimi altri gadget. E l'esempio portato da Pushon è proprio quello di una semplice corda, che a detta loro nelle mani di un giocatore esperto può addirittura trasformarsi in un'arma letale. Stando alle parole degli autori, Alcahest dice un secco no alle mappe gonfie di attività inutili e alle noiose missioni riempitive. Lo scopo di Pushon sembra dunque la creazione di un universo credibile e interattivo, che si snoda dunque in regioni semi-open world, stringendo l'obiettivo su segreti e avventura. E c'è da dire che le ispirazioni sembrano trasparire da tutti i contenuti mostrati fino a questo momento, specie nei casi di Dishonored, Dark Messiah of Might and Magic e Kingdom Come Deliverance. Certo, ad ogni modo, per il momento si tratta solo di una presentazione estremamente invitante, per quanto ancora lontana e nebulosa. Lo studio infatti ha ricevuto i primi finanziamenti nel corso del 2023, che tra l'altro viene anche indicato come l'anno di inizio della produzione vera e propria. Non è dunque dato sapere quanto tempo servirà ancora prima di mettere le mani su una versione giocabile, né tantomeno quante delle promesse degli autori riusciranno poi a concretizzarsi nel gameplay vero e proprio.
Ciononostante, Alcaest si presenta comunque come uno dei titoli più interessanti fra quelli attualmente previsti per il futuro esordio su Steam, nonché come un progetto di debutto estremamente ambizioso e certamente da tenere d'occhio. Voi invece che ne pensate? La grande attenzione che gravita attorno all'opera di Pushon è giustificata? Diteci ovviamente la vostra nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale per conoscere al volo tutte le novità più succose relative al titolo non appena ne sapremo di più. Prima di chiudere il video, mi raccomando, lasciateci un bel mi piace che ci fa sempre tanto piacere e date anche un'occhiata ai contenuti qui accanto. Noi invece ci rivediamo al prossimo video, sempre qui, sul canale di Multiplayer.it.